Federica Gentile, siamo come il terzo valico, noi avanziamo, avanziamo sempre, la musica di RTL spacca come una trivella. Bravo Charlie Gnocchi, le 11:13 minuti, ve l'avevamo promesso, abbiamo seguito X Factor dall'inizio, minuto per minuto, radio ufficiale RTL 102.5. Ha vinto, ha trionfato in questa 12ª edizione di X Factor ieri sera davanti a, tra l'altro, una platea anche televisiva pazzesca, perché ha sbancato con più del 12% record di share. Record Gentile, c'è Anastasio con noi. Ciao, ecco. Anastas! Ciao. Questo è l'applauso del forum di ieri, Ciao Anastasio, sei contento? Sei contento? Sei felice? Direi di sì, abbastanza. Come ti senti? Tanto benvenuto. Lo sai che sei il campione di X Factor? In che senso? Cioè, in che senso? Cioè, allora, c'è un talent che si chiama X Factor, ok? Dove tu vai, fai sentire quello che sai fare nella musica, e poi, se sei bravo, vai avanti, 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 sbaragli tutta la concorrenza e vinci. Io ho vinto. Hai vinto tu. Non solo, caro Anastasio di Napoli, io ti ascoltavo in radio. Quando è partito Mengoni, ho detto, bah, viene giù la radio, viene giù tutto. Poi ho sentito te. Io ero in macchina, sai, sono un uomo tranquillo, sposato. Con dei figli. Si è spaccato ancora di più lo stereo, con dei bassi da capogiro, caro Anastasio. Allora, raccontaci un po' la tua sensazione adesso. Lo so, adesso è una battuta, no? È un po' una buttata, ma che davvero ho vinto io. Ci vuole un po' per rendersi conto che in qualche modo è andata così. La mia sensazione adesso è che ancora devo realizzare, francamente. Sono anche spaccato perché ieri sera si è fatto festa. Che avete fatto? Spaccato. Sono contento di aver vinto, ma anche perché è uscito lì l'EP, che secondo me è una bella figata. Ho fatto uscire tre nuovi inediti. È una figata anche, è veramente non so se una l'avete figata. Sentito. L'abbiamo sentito, sì, tra l'altro sentiremo anche qualcosa oggi, ovviamente. C'è il tuo inedito, naturalmente. C'è il generale che, come dire, con la quale hai conquistato tutti. E poi ci sono tre inediti pazzeschi. C'è anche un pezzo con i Boland. Eh già, ragazzi. Una bella chicca. Sai che io vedo già i messaggi qui al 349-349-1025 di nostri ascoltatori che fanno: ma Anastasio ha fatto un pezzo con i Boland, ma me lo sono perso. Andate su Spotify, c'è tutto, amici. Senti, Anastasio, a proposito di Spotify, sei già primo dappertutto. Cosa dicono a casa? Il tempo di sentirli non l'ho ancora avuto, però immagino saranno contenti. Mi piace molto anche la tua voce così, perché sei tranquillo, ci rilassi tu, a noi siamo più agitati noi che te. E quello è tutto sonno, devi capire. È tutto sonno. Va bene, adesso allora fai una cosa, prendi un caffè. Sì. Intanto noi ci risentiamo il pezzo che hai fatto con Mengoni ieri sera. Tu hai duettato con Marco Mengoni. Sì. Tu, un guerriero straordinario, tu hai una capacità veramente di tradurre pezzi già straordinari e di arricchirli ulteriormente. Davvero, guarda, non è piaggeria, sei straordinario in questo, e mi pare che insomma tutta l'Italia sia d'accordo con noi. È la verità. Io, guarda, ti dico, ha spaccato due volte. Vogliamo sentirla? La sentiamo? Sentiamo. Tu ti sei già rivisto? Pazzesco! Anastasio, adesso mi devi rispondere. Sì. Sei al forum con Mengoni, davanti a 20.000 persone che tutte esultano per te. Un'interpretazione degna di una vecchia rockstar con 30 anni alle spalle. Parla per te, esatto. Esagerato, dai. Come fai, Anastasio, a essere così freddo e così bravo? Cioè, che sostanze assumi? No, che pillole hai? Che caramelle prendi? Fallo parlare. No, questa è un po' una mia caratteristica. Sono sempre molto tranquillo. Ma dopo aver vinto, in realtà. Ti sento. Ma sei così anche nella vita, cioè anche a scuola. Ma dipende dal momento. Sul palco sono così. Molto. Ma ti eri rivisto tu? Adesso ci state seguendo in radiovisione. Sì, sì, sì. Sul 36 del digitale terrestre, sul 750 di Sky, qui di RTL 102.5, vedete anche i video dell'esibizione di ieri sera. Io questo volevo dire, tanto è tranquillo qui, tanto è posato, tanto sul palco si trasforma e diventa una carica di energia che poi fai piangere, fai commuovere, esalti, cioè sei un pazzo. Grazie. Tu sei pazzo. Senti, quanti pezzi hai scritto tu per questa edizione di X Factor? Perché ogni giorno ti chiedevano di scrivere qualcosa. Aspetta, fammi fare il conto. Fai allora, un po'. 4, poi c'è stato l'inedito, poi alla sesta 1, altri 2 alla settima. Quindi inedito 5, 6, 7, 8. 8 pezzi. 8 pezzi, no, solo. Poi mettiamoci Mengoni. Siamo a 9. Mettiamoci tutti i vari opening dove comunque ho fatto spezzoni. Fantastico. E quindi, insomma, arriviamo a un 12-13, ci arriviamo, secondo me. Compresi quelli delle P? No, quelli delle P li avevo già scritti. Sono
Allora, l'EP contiene La fine del mondo, che è il tuo inedito già sì. disco d'oro. Tu ti rendevi conto di tutto ciò anche mentre eri dentro X Factor? Beh, un'idea ce l'avevo, ma un'idea ce l'avevi. Non sapevo così di quello che è successo attorno a te in questi mesi. Poi ci sono altri pezzi scritti da te, naturalmente, cioè, ho lasciato le chiavi scritto da te insieme a Gianluigi Fontanella. C'è Un adolescente, tutto tuo. C'è Costellazioni di Kebab. Intrigante, sì, Costellazioni. Esatto, sempre con Fontanella. E poi c'è vorrei la cover. Vorrei specificare che sì. Fontanella è il produttore della base. Il produttore della base, il resto è tutto tuo. Sì. Perfetto, perfetto. E poi c'è Autunno con i Boland. Appunto, sì. questo pezzo che sta già intrigando molto e che tu ci dicevi, appunto, è tutto disponibile ovviamente online. Io sono soddisfattissimo, francamente, perché si è fatto per la prima volta un EP con pezzi inediti. Mm-hmm, è e vero. Vorrei ringraziare De Gregori perché mi ha dato l'autorizzazione di metterci in generale, che è davvero una chicca. Sono davvero onorato che lui l'abbia apprezzata. Ci hai parlato? Vi siete confrontati? No, non ho avuto ancora modo, ma spero di averlo in futuro. Ah, guarda, tanto senti. Francesco è un amico di RTL 102.5. Francesco, certo. Anastasio aspetta una tua chiamata. Senti, Anastasio, i Pink Floyd li hai chiamati? Sì, l'ha chiamato Roger Waters ieri mattina. Cosa ti ha detto? Non parlo inglese, purtroppo, quindi ci sarà. Non parlo inglese, ma lui parla napoletano, dai. La prossima volta traduciamo noi. Allora, rimanete con noi, Anastasio, ancora qui a Viva l'Italia No Problem, RTL 102.5. Tra poco ascoltiamo La fine del mondo e poi ancora tanta roba, e riascolteremo anche il medley di ieri sera, bellissimo. Grande lavoro di squadra ieri sera di tutti RTL 102.5. Verissimo, a tra poco. Sta puntando verso di noi Anastasio, 21 anni, dalla provincia di Napoli. Ciao Anastasio, come stai? Tutto bene, come ben trovati. Allora Anastasio, io voglio farti i complimenti perché tu rappresenti il sogno di circa 5 milioni di 21enni italiani e mondiali. Grazie. Te ne rendi conto? Ti fa felice oppure ti senti la responsabilità? Ma io ho sempre detto che mi sento la responsabilità di avere una portata di ascolti così grossa, perché in realtà io propongo parole, metto parole nella testa della gente, quindi devo indossarle. Anastasio, sono parole forti che entrano subito proprio come uno schiaffo. Ti faccio i complimenti da poeta proprio, sei un poeta Anastasio. Mi lusinghi, lei mi lusinghi. Lei mi lusinga, gnocchi. Senti, ci sono un sacco di messaggi al 349-349-1025, per esempio te ne leggo uno a caso proprio sul discorso dei testi. Dice: bravo Anastasio, finalmente qualcosa di nuovo, e poi possiamo dire che abbiamo anche noi in Italia uno scrittore di testi come Eminem. Madonna. Eh? Ti piace? Ti piace? Spara. Sei lusingato. Spara forte. È roba seria. Senti, a proposito di sparare forte, senti un po' di messaggi vocali così dai, a caso, uno dopo l'altro. Vai, NDJ, in regia. Ieri sera ho votato sempre Anastasio. Vai. Anastasio è un bravissimo rapper. Bravissimo. Subito ho scaricato la canzone su Spotify. Hai visto? Wow. È una bomba. Vai Anastasio, sei stato il primo dall'inizio ed era giusto che vincessi tu. Buongiorno a tutti, sono Claudia. Volevo salutare Anastasio e fargli i complimenti. Volevo dirti che ti ho votato sempre, sempre, perché sei adorabile, sei un grande fenomeno, sei umile. È Maradona che dovrebbe tatuarsi una tua immagine e non viceversa. Hai sentito? Meraviglioso. Maradona con l'Anastasio sul gluteo. Con l'Anastasio sul gluteo. Penso perché tu appunto hai spesso parlato di Maradona, ovviamente, insomma, da napoletano come te hai il suo bel tatuaggio messo lì così. No, tu lo segui molto il calcio? Sì, il calcio lo seguo molto. Maradona poi è un'icona che secondo me va al di là del calcio. Dai, non c'è dubbio. Sono d'accordo. Senti, ce la fate con Ancelotti arrivare almeno secondi? Io guarda, ti dirò una cosa, io il calcio lo seguo, ma stavo segregato nel loft e non ho potuto seguire nulla. Non hai seguito nulla. Poi ti aggiorneremo noi. Bisogna con la nostra redazione. Esatto, sia sul campionato sia sulla Champions, cioè sul discorso Coppe Europee, Champions, sì, sì. Europa League. Ho saputo. Vabbè. Però in Europa League siamo tanti, eh? siamo tanti con lo stesso destino, ma adesso abbiamo il pezzo. Lo sentiamo il medley che hai fatto ieri sera, veramente una bomba. Elisa, se piovesse il tuo nome, De Gregori, generale con la quale hai spaccato, sì. E Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Yeah. Pensa te, Piazza San Marco Venezia, Pink Floyd, la reunion. Pazzesco. Featuring Anastasio. Ci stai Anastasio? Organizzo tutto io, dai. Allora fammi sapere. Oppure a Pompei anche viene bene. Live in Pompei. Più vicino magari. O in Ercolano. No,
Pompei, classico, storico del, dei Pink Floyd, so, vicino casa. Io. Pestum. Ecco. Nastasio. Allora. Ti piace la radio? Non è male sta radio, dai. Lo vuoi invitare a far radio? È simpatico, Anastasio. È simpatico perché è puro, è semplice. E questo fa la radio, la verità. Radio Senti, verità. Mi dici al volo, poi ti salutiamo. L'immagine che ti rimane di questo. Mi sembra di capire che con i Boland sia nato un rapporto vero, serio e che in qualche modo porterà ad incrociare le strade. Beh, sì, con loro, vero? Oltre a un rapporto umano, probabilmente ci sarà un futuro rapporto artistico. Musicale. Musicale, certo. Poi devo dire che con tutti i ragazzi si è creato un legame forte dal punto di vista proprio umano, non c'era competizione mai. E vi assicuro che è dura in quella casa e quei ragazzi meravigliosi mi hanno reso la vita molto più facile. Questo si è visto, lo sai, si è visto che quest'anno davvero sono nati dei rapporti molto molto belli. Senti, in chiusura ti leggo un ultimo messaggio arrivato a 349-349-1025. Adesso che Anastasio è venuto a romperci pensieri, sì, ad invitarci a non inflazionarci le emozioni con i pezzi sempre uguali, la storia di X Factor 12 e di X Factor in generale ha subito una svolta troppo grande per essere ignorata. Senti, Anastasio, e prendere anche un ruolo politico, perché non entri nel governo? A questo punto di Anastasio. Ciao Anastasio. Ciao. Ciao, a prestissimo con grandi sorprese ovviamente, sempre qui su RTL 102.5. Io lo propongo a qualche forza politica. Calmati. Ciao, a fra poco. RTL 102.5.